Il miglior biancazzurro della stagione è Davide Merola. La premiazione è nella tarda mattinata di oggi presso il ristorante Margherita di Città Sant'Angelo con l'organizzazione di Paolo Minnucci. Il premio della critica è andato ad Alessandro Plizzari. Martedì scatteranno i playoff, ma con le immagini di Alberto Capo ci andiamo ad ascoltare proprio le parole del bomber biancazzurro Davide Merola. 17 reti segnate in stagione. 17 gol in stagione, un girone di ritorno a conti fatti devastante. Sei il pericolo di tutte le difese avversarie, hai vinto il premio di miglior biancazzurro alla vigilia dei playoff. Ah, di sicuro il premio vinto non è solo merito mio, ma è anche merito della squadra. Infatti ringrazio tutti i compagni che mi hanno aiutato a vincere questo premio. Per le 17 reti a livello personale sono molto contento perché è un bottino importante. Da esterno soprattutto. Da esterno, esatto, è un bottino importante, è la mia miglior stagione, infatti sono contentissimo. Dove può arrivare secondo te questo Pescara? Perché io ti direi di ripartire da quel gol che il VAR ti ha levato in semifinale. A proposito... Troppo lontano? A proposito del VAR, c'è già dal primo turno, quindi cambiano molte dinamiche. Per me possiamo arrivare in fondo perché siamo una squadra forte e ci dobbiamo giocare tutte le partite che verranno col sangue agli occhi e dobbiamo mettere tutta la cattiveria possibile in campo. Pontedera, Pescara ha già vinto due volte in campionato, ha due risultati a tre a disposizione allo stadio Adriatico, amico. Sì, non dobbiamo sottovalutare la partita assolutamente. E spero che i tifosi verranno a sostenerci per darci una mano in questi playoff e arrivare più a lungo possibile. 17 gol, io immagino te li ricordi tutti e 17, ma se ti dovessi dire il più bello? Bella domanda questa. Forse quello di testa con la Lucchese. Zeman, senti di mandare un messaggio al tuo mister? Ma io ti dico la verità, il mister lo sento quasi spesso, so che sta bene, si sta riprendendo, c'ha voglia di allenare. E il messaggio che posso mandare, ma penso quello di tutta la squadra, è che cercheremo di portare a casa questi playoff anche per lui. Ti faccio l'ultima domanda, so che te l'aspetti sul mercato, ma ci giro un po' intorno perché tanto mi rispondi, penso solo al presente. Un'eventuale proposta forte del Pescara, ma in Serie C, la prenderesti in considerazione o Merola, come la logica dice, dopo 17 gol vuole la Serie B almeno? No, ma io... Questo premio l'anno scorso, ti faccio questa premessa, l'ha vinto Rafia che è poi è andato in Serie A. L'ho sentito e mi ha detto che sicuro mi facevano questa domanda, quindi no, scherzi a parte. Io prendo tutto in considerazione, che siano offerte del Pescara o di un'altra squadra, poi c'è da valutare il miglior percorso possibile perché penso il sogno di tutti quelli che giocano a calcio è quello di arrivare più in alto possibile.